Le banche sono molto attente alla compliance interna, ma diceva nel suo intervento a Banca e Sicurezza 2015, forse c'è qualcosa da migliorare quando una parte del processo è gestita da terze parti. Le banche sono molto attente alla compliance interna e ormai ci sono regolamenti che impongono anche questo tipo di controllo, però molte volte non si controlla invece quello che sono degli accessi dati a terze parti e non si accerta anche che queste terze parti abbiano lo stesso grado di criteri di messa di sicurezza o di trattamento di alcune informazioni. Saperà che invece adotta proprio questo tipo di soluzione per fare in modo che anche le attività fatte da terze parti vengano tracciate e vengano monitorate durante le attività svolte all'interno dei servizi dei nostri clienti. Come sta recependo il mercato italiano finance l'approccio di CyberArk? Abbiamo lavorato tanto in questi anni e CyberArk è ormai una società consolidata nel mercato italiano e specialmente abbiamo ormai nel mercato finance, questo sono sia clienti banche sia clienti anche assicurativi che società di servizio al mondo finance, abbiamo ormai 25 clienti che hanno adottato la nostra soluzione. A Banca e Sicurezza avete anche lanciato due nuovi moduli, quali? Sì, in questo evento abbiamo presentato un po' di più, abbiamo dato enfasi a dei nuovi moduli. CyberArk sta investendo moltissimo nella propria piattaforma e in special modo ha integrato due nuovi moduli in questo momento che sono molto sentiti, come la gestione delle chiavi SSH, e specialmente ci siamo poi basati su un altro modulo che va a dare un controllo sul comportamento e sull'analisi comportamentale degli utenze privilegiate. Un altro punto importante per la sicurezza delle banche è il monitoraggio delle applicazioni. Gli investimenti che le banche stanno effettuando sulla messa in sicurezza delle utenze privilegiate è tanta, ma rimane sempre ancora scoperto ancora il punto sulle applicazioni e su quelle che sono le cosiddette utenze tecniche. CyberArk ha un modulo che si occupa principalmente di messa in sicurezza delle applicazioni e specialmente delle credenziali cablate all'interno delle applicazioni. Stiamo seguendo in questo momento un progetto molto importante per un istituto di credito di rilevanza internazionale che credo che porterà poi una ottima esperienza nell'ambito italiano.